super, super, super Marta Cavalli. Andiamo con la volata per la seconda posizione. La volata per la seconda piazza. Vince Marta Cavalli. Fabio Dalle Donne, sindaco di Borgo Valsugana, e Ugo Segnana, presidente dell'associazione Coppa d'Oro, assieme al direttore sportivo Luca Mattanelli. Signori, non ha solo vinto, ha stravinto, ha dominato. Sentiamolo l'applauso più forte di Borgo Valsugana per Marta Cavalli. Semplicemente super quest'oggi, tanti chilometri sono al comando, seconda vittoria stagionale.
Hai scollinato con pochi metri di vantaggio su un gruppetto di avversari agguerritissimi che ti stavano inseguendo, però ti sono stati sufficienti in discesa, hai fatto la differenza. E infatti a meno 50 dallo scollinamento erano proprio lì 5 secondi e ho tentato un allungo per mantenere questi pochi secondi che sono riuscito a mantenere in discesa lanciandomi a tutta, e l'ultimo chilometro poi le gambe andavano da sole dall'emozione. Senti, cosa si prova ad arrivare sul rettilineo finale e sentire lo speaker che dice una ragazza sola al comando vince la Coppa Rosa? È un'emozione grandissima. A chi la dedichi questa che è senza dubbio la vittoria più bella della tua carriera? Alla squadra e alla mia famiglia. Una vittoria che per la Valcar è la terza consecutiva dopo la doppietta di Silvia Persico, una tradizione positiva che continua. Sì, penso che sia una bella tradizione da mantenere invariata nel corso degli anni. E ora cosa ti aspetti per il finale di stagione? Domani c'è l'ultima corsa della Freccia Rosa e puntiamo a tenere la maglia che indossa Elisa, compagna di squadra, e farò di tutto per aiutarla. Luca Mattavelli, direttore sportivo della Valcar, oggi è il vincitore della Coppa Rosa 2014, perché ricordiamo che questa competizione premia non la ragazza che pedala, ma il direttore sportivo. Un successo prestigioso che arriva al tuo primo anno da allenatore. Sì, sono contentissimo, non ho ancora realizzato sinceramente come partire. Vorrei ringraziare un po' di persone, vorrei ringraziare tutte le ragazze della Valcar che hanno dato una mano a far arrivare la Marta prima. Vorrei ringraziare la famiglia di Marta che è sempre stata molto attaccata alla figlia, l'ha sempre aiutata in tutti i viaggi, tutte le trasferte, il padre, la madre, la sorella. E vorrei ringraziare tutto il team Valcar perché mi ha dato la possibilità di fare il direttore sportivo e diciamo che le prime emozioni stanno arrivando. Ho detto a Marta, le prime fughe, vai, esprimi tutta la tua potenzialità e cerca di guadagnare più secondi possibili per arrivare sotto la salita o comunque alla scollinamento con o col gruppetto o con qualche secondo ancora di vantaggio. Infatti senza dubbio Marta ha seguito alla lettera le tue indicazioni e ha vinto alla grande. A chi dedichi questa vittoria? La dedico innanzitutto alla Valcar, perché devo ringraziare del tutto. Vorrei ringraziare la mia famiglia e la mia ragazza.